Con Marco Baliani, autore e attore dello spettacolo Rigoletto, La notte della maledizione. A Roma, Teatro India, dal 2 al 4 novembre 2023, ben trovato. Eccoci qua, salve a tutti. Che lavoro è questo? Ma è un lavoro un po' strano, nel senso che tutti pensano sempre Baliani farà un racconto, una narrazione. No, è uno spettacolo in cui io faccio un personaggio, dall'inizio alla fine sono dentro la pelle di un clown. È un clown sciancato, perché è caduto, era un ex trapezista. Immagina un circo un po' di quelli di periferia, inizi Novecento, insomma, qualcosa del genere. Sono molto truccato, il pubblico mi vede dall'inizio, io sono nel mio camerino, sto truccando la faccia, un po' un Joker come faccia, perché è molto acido come spettacolo, perché io comincio a monologare con due musicisti che mi accompagnano, e il monologo riguarda la vita del clown, la fatica, i salti, le acrobazie, ma soprattutto questa notte della maledizione, che lui ha intenzione di vendicarsi dell'affronto che lui ha subito, come nella storia di Rigoletto, la figlia è stata sedotta, più o meno, poi non si sa bene come sono andate le cose, insomma, lui immagina sia stata quasi stuprata, quasi violentata da questo duca che è il giovane re del trapezio. Un tempo era lui. Quindi c'è anche una rivalità di questo tipo. Insomma, io faccio un personaggio, ecco, dall'inizio alla fine. Quindi in qualche modo rispetto la storia verdiana, però poi la faccio diventare un'altra cosa. Tra l'altro, del Rigoletto di Verdi, la cosa che mi ha sempre colpito molto per me era questo padre storpio, possessivo, che non sopporta che la figlia cresca sostanzialmente, vorrebbe che la figlia restasse sempre una bambina. E invece qua la figlia si innamora perdutamente di questo duca, che però è un poco di buono. Ma lei lo ama lo stesso, insomma, perché il padre non sopporta questo. Penso che sia un po' il problema di tutti i genitori quando i figli crescono, con l'idea di non tollerare che siano liberi, che se ne vadano per la loro strada. Quindi ho insistito su questo aspetto. Diciamo, dal melodramma sono passato al dramma. Ho lasciato il melò da una parte e sono passato al dramma. Come nasce tutto? Nasce da una strana commissione, perché in realtà non mi aspettavo neanche che divenisse spettacolo. 2 anni fa il Teatro Regio di Parma, che ogni anno fa tutto un elenco di opere verdiane, come sempre, e chiede a degli artisti di fare una propria interpretazione delle opere in cartellone. C'era Rigoletto, tra le altre, e secondo me è sempre piaciuto molto Rigoletto, tra le tante opere di Verdi. E io ho detto, vabbè, ci provo. Poi c'erano i due musicisti bravissimi, Giancarlo Bondini e Cesare Chiacchieretta, che sono chitarra e fisarmonica delle star internazionali che girano sempre, per cui hanno detto, dai, facciamolo insieme. E mi sono messo lì, ho cominciato a scrivere il testo, poi abbiamo provato, poi l'ho cambiato. E alla fine lo spettacolo c'era, però io immaginavo fosse un evento, cioè lo faccio al Teatro Regio di Parma e poi morirà lì. E invece poi abbiamo cominciato a farlo girare, sta girando, insomma, quando riusciamo a mettere insieme i calendari loro, i miei, riusciamo a trovare, infatti questi 3 giorni a Roma è abbastanza miracolosi. Quindi nasce da una commissione. In fase di scrittura, come ti sei rapportato al personaggio verdiano? Innanzitutto ho immaginato l'essere storpio, è un diverso. Allora invece di avere una diversità connaturata, io la gobba, la mia è finta, la faccio vedere agli spettatori. Lui si traveste da Rigoletto. Il testo a un certo punto dice: questo nome che mi sono cucito addosso funziona da richiamo per tutti quei poveracci che l'opera non l'hanno mai vista, da loro nemmanco mai la vedranno. E quindi ha usato questo nome, questo trucco per richiamare il pubblico sostanzialmente. E fa i lazzi, fa il clown, solo che è zoppo, fa il clown zoppo. E quindi ho immaginato questa diversità, insomma, connaturata al Rigoletto Verdiano, l'ho fatto diventare un'asperità dovuta da un errore che lui ha fatto, perché nella caduta che fece morì la moglie, è colpa sua, lui non ha afferrato bene la barra del trapezio. Era quei cicli quando ancora non c'erano le reti di sicurezza, no? E quindi se cadevi ti cadevi male, insomma, ti facevi male. E quindi lui ha questa colpa, insomma, ecco, non è nato con la gobba, se l'è messa apposta, però lui al giorno dice sta gobbaccia mi pesa come se si fosse incistata, affigliato un fantasma di gobba che non mi lascia neanche quando sono al cesso. E quindi è un personaggio così trasfigurato rispetto a quello del Verdi, però tutto sommato con grandi similitudini. La musica come entra in scena? Innanzitutto io dialogo con loro, gli dico suonate più forte, non smettetela, adesso qui fatemi il pezzo, cioè sono lì presenti insieme a me, diciamo, la musica d'accompagnamento. E Cesare Chiacchieretta, che è il compositore, ha riscritto sostanzialmente le arie verdiane in una forma un po' più acida, sì, acida come il mio testo, insomma. Poi lì si sentono anche degli echi di rota, del circo, d'altro tipo, e le musiche entrano, stanno sotto di me o sotto la mia voce, appunto, invece a volte determinano proprio, la lascio libera di andare e poi dopo intervengo. Vengo io, è sempre molto molto presente.
tanto presente che alla fine dico musica è indifferente a quello che succede tra gli esseri umani, lei va avanti imperterrita. Mi immagino che i musicisti hanno continuato a suonare mentre quello faceva l'amore con mia figlia, no? Una musica maruffiana, smettetela di suonare, smettetela, dico così e loro smettono, per esempio. Quindi c'è un rapporto molto, molto intenso tra musica e parola e gesto. Lo spettacolo Rigoletto, La notte della maledizione a Roma, Teatro India, dal 2 al 4 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Marco Baliani. Alla prossima! Grazie a voi, grazie, alla prossima!